Bella a tutti, raga, qui Miro e oggi siamo qui in questo nuovo video. Di cosa andremo a parlare? L'avete già letto dal titolo, bravissimo. Andremo a parlare del trasferimento di Seder all'Olbia. È un trasferimento, secondo me, giustissimo, anche, cioè, me lo immaginavo un trasferimento del genere da parte di Giolini, perché Seder non ha dimostrato niente, per non voler dire che ha fatto schifo, Quindi mettiamola così, che Seter non ha dimostrato niente per adesso in Serie A, ovviamente l'Olbia, essendo la squadra satellite del Cagliari, è stato mandato lì a farsi le ossa in Serie C e a me mi sta bene. Mi sta bene anche la formula con cui è andato all'Olbia, ovvero il prestito secco per un anno, quindi a giugno 2019 ritornerà al Cagliari. Non ho aspettative su di lui. Non ho veramente nessuna aspettativa, non so dirvi se tornerà migliore o peggiore di prima, spero migliore perché diventare peggiori che così ce ne vuole, se devi mettere impegno. Non c'è tantissimo da dire sul prestito di Seterra, perché comunque è veramente un giocatore che non ha dimostrato niente, anzi, ripeto, io dico così per non dire che fa schifo, perché veramente ha fatto schifo. Ha fatto veramente schifo e io spero che farsi le ossa all'Olbia possa giovargli, perché se deve dare da un attimo una svegliata, deve capire come funziona il calcio italiano. Poi mettiamoci pure che è arrivato in Italia che non giocava da luglio dell'anno scorso, che era infortunato, ma ha ritrovato un po' la forma e poi ha fatto schifo. Non era al 100%. Io non ne ho idea, penso ovviamente di no, però dopo che non giochi da luglio, pure se non sei al 100%, qualcosa riesci a farla vedere. No, vabbè. E comunque a me la cosa che mi rende più felice, diciamo, è proprio la formula con cui è andato all'Olbia, ovvero il prestito secco. Se fosse andato in qualsiasi altra squadra che non era l'Olbia, avrei avuto paura per la formula del trasferimento. Perché? Perché sì, ok, che per quello che abbiamo visto è uno scarpone e quindi magari un prestito con obbligo di riscatto o diritto di riscatto a favore della squadra che lo acquistava sarebbe stato meglio perché il Cagliari ci avrebbe incassato, però il Cagliari ci ha speso 4 milioni sul Seder, 4 milioni, ripeto, 4 milioni. E è un investimento importante, è un investimento veramente, veramente importante. Quindi il pensiero che ho avuto io è, dato che il Cagliari comunque ci ha investito molto su Seter, deve cercare di trarne il meglio da lui, quindi mandalo a fargli le ossa in serie C, in serie B, e poi portano in A. Vedi se è maturato. Se non è maturato, hai fatto un flop e lo cedi a quanto riesci a cederlo. Però comunque cerca di investirci e cerca soprattutto di farci una plusvalenza, perché comunque gira che te rigira, sempre lì arriviamo. Dobbiamo fare plusvalenza, perché comunque è quello a cui punta il Cagliari, secondo me. Comunque, detto questo, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e noi ci becchiamo in un prossimo video. E tra l'altro sarà oggi pomeriggio con la cessione di Miami.